quando il vostro parroco mi ha chiamato, a parte la simpatia, ci conosciamo da tanti anni, mi ha chiesto di presentare, di parlare un po' di questo libro, L'arte di ricominciare. Devo dire una cosa, sto libro ormai l'ho scritto quasi 2 anni fa, ho fatto tante di quelle cose dopo, che ormai è come se fosse una cosa lontana. Guarda, è interessante quel libro, cioè come se l'avessi scritto io, anche se logicamente è strapieno di tutte le cose che un pochino fanno parte della mia realtà, però logicamente ho pensato un po' come oggi far presente un po' sta roba qui che sta in questo libro e farlo in maniera tale che sia utile, che viviamo un momento insieme utile. Vediamo un pochino di dire qualche cosa che ci consenta di capire non tanto quello che sta scritto qui, il libro ci sta, se volete, se ci avete sta fantasia, lo leggete. Però che cosa trovate? Un'impostazione, e questa impostazione è stata gradita, perché questo libro ha venduto molto oltre le speranze dell'editore. L'editore non aveva calcolato che avrebbe avuto questo impatto. Nasce da un percorso che io ho elaborato insieme ad altri sacerdoti, ci sono le loro creatività sotto, e insomma va bene. Il problema è spiegare una cosa che un po' ci possa tornare utile adesso a tutti quanti noi. Allora, c'è una cosa da dire per capire un po' tutto questo. All'inizio del libro infatti un po' ne parlo di questo. Come si capisce la fede, la vita della fede? Sapete che per parlare noi abbiamo 3 modi fondamentali. Il linguaggio ha 3 condizioni, 3 modalità fondamentali. Il linguaggio può essere univoco, equivoco o analogico. Uno dice, mazza, ha cominciato tosto questo. Allora, univoco è il linguaggio della scienza, dove non c'è possibilità, cioè quello che dico è esattamente ciò che voglio dire. 2 più 2 uguale 4, è univoco, non sono le affermazioni scientifiche, per esempio, sono le affermazioni anche dogmatiche, che devono essere univoche, non possono essere ambigue, no? Per esempio, ok. Equivoco, il linguaggio equivoco è quel linguaggio dove io dico delle cose e quel che dico, diciamo così, non è univoco e c'ha più significati e c'è una equivocità del linguaggio. Allora, è il linguaggio per esempio della comicità, della poesia. Ci avete avuto Davide Rondoni, caro amico, se incrociamo sempre, fanno sempre conferenze uno dopo l'altro, non so perché, ma chi chiama lui chiama pure me, pare che e l'ho chiamato anche a parlare varie volte ai ragazzi, e un poeta deve usare un linguaggio equivoco, nel senso più bello del termine, no? Cioè che evoca altre cose. Benissimo, che cos'è il linguaggio equivoco? Allora, se il linguaggio univoco è 2 più 2 uguale 4, il linguaggio equivoco è, che ne so, classica battuta detta 1000 volte, dice, oh, quanto tempo che non si vedemo, pigliamo se qualcosa al bar, vabbè, che te pigli, ma non lo so, quello che prendi tu, vabbè, allora 2 caffè pure a me. Allora, questo è equivoco, no? Perché dice, allora, è una stupidaggine questa qua, ci stanno di più divertenti. E se io comunico, se adesso io per esempio tutto il tempo usassi un linguaggio comico e equivoco, sarebbe una perdita di tempo stasera, perché voi non siete venuti per sentire un comico, ma un sacerdote che vi parli un po' della fede, no?
e soprattutto sarebbe forse un divertimento, però forse con la poesia potremmo, però a un certo momento dovremmo un po' uscire da questo tipo di linguaggio. Se io parlassi con il linguaggio univoco tutto il tempo, io starei di tutte cose secche, asciutte, tecnicamente si chiamano apodittiche, cioè che non ammettono nessun dialogo. Io te la dico, è così, te la becchi, come la legge, no? Ecco. Il terzo linguaggio è il linguaggio analogo, ed è il linguaggio umano, il linguaggio più capace di comunicare, è quello che lavora con le analogie, cioè io ti dico una cosa e ti faccio un esempio, e infatti sto facendolo anche adesso, cioè dico una cosa e subito faccio un esempio per farlo capire. Con le analogie si viaggia molto meglio. Il linguaggio umano ha questo tipo di statuto. Allora, l'analogia è il luogo della comprensione più profonda delle cose. Allora io voglio comprendere la grazia, la fede, l'amore, la speranza, la liturgia, tutte le cose belle della nostra vita di cristiani, per farteli capire io devo scegliere delle analogie. Qual è l'analogia migliore della vita cristiana? Esiste una vita umana e esiste una vita cristiana, non sono la stessa cosa. Non è vero che uno, perché nasce, automaticamente ha, diciamo così, le caratteristiche di un cristiano. Dicevano i padri, cristiani non si nasce, cristiani si diventa. I tuoi genitori, i miei genitori, hanno generato una creatura di Dio. Per diventare figli di Dio ci vuole il battesimo. Ho dato il battesimo a due ragazze a questa Pasqua, loro hanno potuto dire per la prima volta il Padre nostro subito dopo essere state battezzate, perché prima lo potevano invocare nel cuore, ma obiettivamente non erano ancora arrivate alla condizione di cioè del battesimo, di costituzione come figlie di Dio. Queste cose noi ce le siamo molto dimenticate e facciamo un po' di fritto misto, facciamo un po' le cose un po' sentimentali, per cui cerchiamo di portare avanti un po' così una cosa un po' miciona, per cui no, ma siamo tutti figli di Dio. In potenza, in atto, no. In atto bisogna che ti capiti qualcosa, qualcosa che solo la grazia può dare. La vita umana è una vita bellissima e dignitosissima, ma la vita cristiana è un anticipo del cielo. Beh, io dico questa cosa e già dovremmo metterci un pochino a chiarire un po' le cose, perché uno direbbe: ma tutta sta novità di vita nei cristiani che conoscono, ho vista. Ma questo infatti non è un processo automatico, non c'è la fotocopiatrice dei cristiani, non c'è, un tempo nelle parrocchie c'era il ciclostile, no? Che si facevano le stampe con una cosa, una rotativa che faceva velocemente tutte queste cose qua, un po' da parrocchia, no? Vabbè. No, non funziona così. Funziona che ci vuole una libera adesione, ci vuole qualcosa che succede a te. Tu puoi essere figlio di un santo e di una santa, ma se tu non accogli, non vivi un certo ben preciso processo, tutto questo è solamente teoria, non diventa tuo, non diventa reale. Mazzao, tosta. Allora io devo capire come funziona la vita della fede e devo trovare un'analogia per spiegarla, devo trovare come funziona la vita. Allora si dice, dicono già i padri a suo tempo e in maniera meno esplicita di come lo dico io adesso, che la migliore analogia della vita della grazia è la vita biologica.
Cioè, io capisco come è fatta, come si articola, come si distribuisce il lavoro, come si sviluppa la vita del cielo, capendo la vita della terra come è fatta, perché per analogia le due cose hanno un parallelismo. E a che ci serve questo? Allora, come nasce la vita? Già quanto sto per dire basterebbe per aprire uno scenario interessantissimo e terribilmente urgente per la Chiesa di questa epoca e per la Chiesa di ogni epoca. La vita nasce solo per generazione, per fecondazione. Non esiste altra maniera in cui noi ci stiamo inventando in questa epoca un'altra forma, no, di pensare la vita con mostruosità ipotizzate. Quella si chiama fabbricazione della vita. E adesso dico per esempio una cosa un po' tosta. Ho una ragazza di cui ho celebrato il battesimo da adulta. Sfrutto questa sedia qui per poggiare il mio. Allora, è terapista neonatale lei mi diceva che appunto lei gli arrivano i bambini, i neonati, con problemi di distrofia e lei deve fare la terapia, no? Così. Quando arrivano, lei fa la domanda, fecondazione in vitro? Questi restano così, e come lo sa lei? Il 60% dei bambini con distrofia neonatale vengono da fecondazione in vitro. E questi dicono, ma perché non ce l'ha detto nessuno? Ma sa quanti soldi girano intorno a questo? Sa quanta demagogia gira intorno a questa roba qua? Ecco, questo per esempio non si dice, perché cioè, ci stanno dei problemi con questo, no? Che sono tosti. Ecco, e quando la realtà cerchiamo di manipolarla, la realtà ha una sua legge interna, la vita ha una sua legge interna. Sapete che tutto cominciò dagli esperimenti del tizio che provò la clonazione, no? E fece la cosiddetta pecora Dolly, per quelli che si ricordano. I ragazzi che stanno qui, a pecora Dolly era sta pecora che avevano clonato, avevano preso e spiantato il nucleo, rifecondato una cosa vabbè, ed era scappata fuori sta pecora che era solamente fatta dalle cellule della mamma. La cosa che si è sviluppata straordinariamente è che questa povera pecora aveva la memoria della madre, cioè non la memoria psichica, perché insomma quella è roba nostra, la memoria biologica, per cui ha sviluppato un invecchiamento parallelo a quello della madre. Per quanto nata molto più tardi, è andata in parallelo con la madre, si ricordava di essere fatta di cellule vecchie. Oggi come oggi, nel mondo, il più grande detrattore della fecondazione di questo genere e della clonazione è l'inventore della pecora Dolly, che gira il mondo per dire smettiamo questa porcheria, questa cosa è pericolosissima, smettiamo di farla. Logicamente dietro ci sta tutto un problema di interessi economici che sono mercati, spese complicatissime, per cui tutto questo certamente non lo troverete facilmente sui media. Bene, allora, la vita ha una sua realtà. Le cose, torno a dire, non nascono in altra maniera che per fecondazione, generazione. Le cose non nascono per comprensione. Non è che tu, questo ci ricorda il tema della chiamata, non è che tu fai un atto che è fantasmagorico, un atto che un maschio riesce qualche volta nella vita forse a
passare da quelle parti. Comprendi una donna, un maschio, comprendo. Vabbè, ci provi, no? Allora tu la capisci e lei resta incinta. Non funziona così. E invece quanta vita cercate di darvi per mezzo della comprensione? Quante volte credete che capire una cosa cambierà tutto? Non è vero. Capire è solo capire. La vita nasce in un'altra maniera, non nasce dalla comprensione. Oppure, dice, la vita nasce per forza di volontà. Io volli, fortissimamente volli, sono Vittorio Alfieri, e mi impegno nella volontà, e io voglio un figlio. Questo non mette incinta tua moglie, anche se tu lo vuoi, con la ecco, dalla forza di volontà non nasce vita. Dovremmo già prendere e chiudere tutta una serie di operazioni che facciamo nella formazione cristiana. La volontà forse la puoi applicare a qualcosa, ma non è l'origine delle cose. Molti pensano che la vita nasca dal friccicore, dal sentimento, quanto santo qualcosa. Io ho santo, no? Io ho sta cosa e andato mento a mia figlia questa via e mezzo fra l'emozione e la peperonata, no? Per cui non si sa se è così che è, il reflusso gastroesofageo o la novità interiore. Ecco, dai sentimenti non nasce proprio niente. I sentimenti possono accompagnare, la volontà può accompagnare, la comprensione deve accompagnare, ma la vita nasce in un'altra maniera. C'è gente che cerca di cambiare la propria esistenza, cerca di crescere la propria esistenza e quindi cerca di capire, cerca di volere, cerca di sentire e resta sempre corsa sul posto, non so se vi ricordate quando si faceva ginnastica, corsa sul posto, no? Stai lì, te muovi, ma sgassi in folle. Sempre lì fermo lì, proprio il GPS dice quando te muovi, 0 km all'ora, eppure sgassi. Allora, la vita nasce solo per fecondazione. E la fecondazione richiede un incontro, una relazione. La vita biologica richiede un gamete maschile e un ovulo femminile. E se non ci metti queste due cose non parte, se lo manipoli vedrai alla lunga che succede. Vedrai che questo comunque è una forzatura di leggi complicatissime di cui abbiamo capito ancora molto poco, per esempio tutto quello che riguarda la logica della genetica. Ci stiamo toccando la genetica, e stiamo mangiandoci cibi modificati, uno dice ma no, non l'abbiamo permessi, sì, come se ti pare che il grano italiano non è stato intossicato da tutte le cose, girano nell'aria, arrivano subito, è impossibile fare una cultura, diciamo così, di ordine botanico, quello che sia, agronomico, che si ascevra da quello che sta coltivando quello della casa accanto, della nazione accanto. E infatti ci abbiamo un sacco di problemi, ci abbiamo tumori a tutto spiano, io per esempio già me ne ho fatti due maggiori, uno minore e un'altra neoplasia che nel 2000 mi sono dovuto togliere un altro pezzo, cioè sto andando in cielo per pezzi, no? Vado lì, ogni tanto mi tolgono un pezzo, namo, questo lo buttiamo via, insomma, ecco, no? E allora che succede? No, la vita richiede la creazione di un codice che viene da un incontro, viene da una relazione. Allora, che succede? Mettiamo che una persona si trova con una vita che non funziona più tanto, con una vita che non è più così divertente,
O facciamo un altro esempio un pochino più tragico e meno astratto. Mettiamo che un matrimonio stia in crisi, così è una cosa che succede a qualcuno, che una amicizia sia in crisi, che una famiglia, relazione genitori-figli sia in crisi. Mettiamo la situazione di crisi. Che succede nella... Oh, insomma, sai che me lo rimetto giù, perché sennò è veramente troppo alto. Credo che l'hanno fregato a un bar, questo qua. Dobbiamo smettere prima della chiusura del bar. Scusate se mi siedo, ma ho bisogno intanto di riposare l'articolazione. Mettiamo che uno sta in una situazione di crisi, un prete sta in crisi, una suora, un ragazzo va in crisi. Noi a quel punto faremo mille tentativi, ma arriva una coppia in crisi, che gli faccio? Tenterò di rigenerare la loro relazione facendogli capire cose. Ora capite perché ho detto le cose prima. Fai capire cose, fai capire cose, capire cose, capire cose. Questi capiscono, 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 capiscono. Uguali a prima. Perché da fatto svilupperanno anche tutto ciò che comprendono secondo il loro modo di essere, che si è storto di suo, che ha un altro tipo di patologia. Non è vero che non hanno capito, che devono capire di più. È proprio qualcos'altro che si è rotto. Cercherò di fargli fare degli esercizi di forza, di volontà, per cui loro cercheranno di essere coerenti e cercheranno di fare atti d'amore che vengano dalla testa, che vengano dal fatto che questa cosa è doverosa, il senso del dovere, il senso della responsabilità, e questi passeranno alla fase in apnea della vita, no? Fai le cose anche se non te va e stai così, sai quanto ti diverti. Appena possibile tiri il fiato, te ne vai, fai qualcos'altro, che ne so, tutto il giorno stai lì a cercare di fare la persona brava, appena vuoi meni qualcuno, non so, spacchi casa, non so, qualcosa, ti dovrai sfogare, perché stai vivendo in una compressione costante, che la cosa non funziona. Oppure proverò a riallertare i loro sentimenti e lì andrò su più pericoloso, perché questi non è che gli si riaccende solamente, cioè se tu accendi gas sui sentimenti, non ripartono solamente i sentimenti buoni, ma pure quelli cattivi. Per cui se niente e niente se stavano a Carmà, che erano venuti dal prete per parlare, per rimettersi un po' a posto, che stavano un attimino così, gli si riaizza la rabbia reciproca e tutto quello, e allora dice, mamma mia, che fa? Queste sono tutte operazioni a valle. Che vuol dire? Allora, il Tevere è zozzo, no? Non vi do un'informazione sorprendente, ecco, ma è a Roma che lo sporchiamo? A Roma già ci arriva sporco, poi a Roma insomma ci abbiamo un'arte della spazzatura piuttosto approfondita, no? Ecco, però il problema è che il Tevere è inutile che uno pretende di averlo pulito pulendolo a Roma. No, lo devi pulire a Monte Fumaiolo. Fumaiolo, Tevere, Fumaiolo. Cioè, prete, non gioco. Allora, e così, se tu non pulisci prima, è inutile che le cose cerchi di cambiarle a valle. Oh. Qui, quando stiamo con questo, entriamo in qualcosa di enorme. Come poter spiegare in maniera chiara? Mettiamo che tu c'hai un figlio che si sta comportando in una maniera assurda e distruttiva. Cerchi di fargli capire che sbaglia. Cerchi di dargli delle regole per cui non faccia più quello. Oppure vai con i sentimenti, cerchi di provocargli il senso di colpa per quello che sta combinando. Non otterrai niente. E qui ci abbiamo il problema nostro della formazione cristiana. Mi spiego. E quanto ho tentato di fare con questo libro, ora ve lo spiego sotto tutta un'altra prospettiva, e spero che sia chiaro,
E poi il libro, se volete, ve lo leggete, e sembra che di questo non parla, ma c'è questo dietro, una antropologia c'è dietro. È inutile che tu mi dai delle regole per cambiare, perché io cambierò solamente finché sto sotto il controllo di quelle regole. Poi quando me lasci libero, io torno quello di prima. Io non so, non c'ho una cosa a portata di mano, una cosa elastica di qualche genere, una cosa che ci abbia una forma, no? Se tu prendi un tubo rigido e lo pieghi e lo costringi a fare delle cose, lui lo metti sotto pressione, lo metti fra due pesi e quello sta piegato. Come togli un peso, quello ti torna come prima. Le cose non si possono cambiare a valle, le cose si cambiano a monte. Quando una persona va in pezzi, quando una persona non funziona più, ha un problema, sta tradendo il codice sorgente, ha un problema col DNA. Io ho avuto delle cellule nel mio multiforme apparato biggerente che hanno deciso di non essere più cellule, che ne so, per esempio intestinali, hanno deciso che facevano i carciofi e mi sono ritrovato un carcinoma nell'intestino. E uno è inutile che cerca di sopprimere, il problema è che quelle cellule hanno un problema col DNA, hanno tradito il DNA. Quando noi non funzioniamo, quando un matrimonio va in pezzi, quando una vita va in pezzi, sta tradendo, ha perso la strada della sua origine. Dio è creatore. Dio è datore di vita nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la vita di Dio, dà la vita di Dio e ti dà un codice sorgente. La vita nasce per fecondazione, ripeto. Allora che succede? In questo libro io tento ad aiutare le persone a tornare al codice sorgente. Da dove prendo il paradigma? Dalla creazione. Sapete che quando è stata scritta la creazione, tutti pensano che sia la prima pagina che viene scritta nella Bibbia. No. La creazione, il libro della Genesi, nei primi capitoli, particolarmente i primi due capitoli, vengono scritti molto tardi, molto tardi. Si capisce dal linguaggio, gli studiosi si mettono lì e questi, tu giocheresti a calcetto, questi invece studiano, che glielo fa, sono messi là e hanno studiato e così i loro studi mostrano piuttosto nitidamente che ciò che è scritto nelle prime pagine della Bibbia è qualcosa che viene scritto molto tardi. Sapete in che fase viene scritto questo testo? Nella fase più buia della storia di Israele, nella fase più terribile in cui loro stanno in pezzi. Allora, il popolo nasce da un padre che è Abramo, che ha un figlio, si chiama Isacco, che ha due figli, si chiamano Giacobbe e Esaù. Giacobbe è l'eletto, questo ha 12 figli, e da questi 12 figli nascono le 12 tribù di Israele. Uno di questi 12 figli viene svenduto dai fratelli, scende in Egitto, però diventerà la porta per la salvezza di sto popolo. Questi scendono in Egitto e diventano numerosi in questa nazione molto feconda, che a quel tempo era la prima potenza mondiale, l'Egitto. Lì dove c'era molto pane, questi crescono e stanno 400 anni in una degenerazione del rapporto con gli egiziani, diventano schiavi, a un momento la loro oppressione diventa pazzesca e Dio fa fare lo scatto, perché sono diventati numerosissimi però e sono diventati un popolo, erano solo 21 famiglie quando sono partiti, adesso sono pronti per tornare nella terra che Dio gli voleva dare. Allora manda Mosè porta avanti una strategia guidata da Dio, escono dalla schiavitù, camminano nel deserto, arrivano nella terra promessa, conquistano la terra promessa in una battaglia simbolica che è piena di segnali, di cose
molto diversa da una battaglia normale, e poi si installano in questa terra promessa. Piano piano crescono secondo varie fasi: prima c'è una fase tribale, poi c'è una fase che è la fase del regno. Arrivano i re, crescono e ad un momento stanno installati con una cosa che sembra solida. Ma cosa fanno questi? Piano piano degenerano, fanno un macello. Per cui nella parte nord di Israele vengono deportati, e ne perdiamo le tracce, vengono sterminati, deportati, terribile. La parte sud sopravvive e ad un momento però continua la sua degenerazione e viene esiliata e vive 70 anni di esilio in terra di Babilonia. Dice: ma tutte queste cose perché ce l'hai dette? Perché vedete, fino a questo punto ci sono delle cose e ci sono i primi testi, le cose che vengono scritte. A un momento questi 70 anni finiscono e tornano nella terra di Israele, e quando tornano sono proprio ridotti molto male, sono poverissimi e devono ricostruire la loro nazione, e non riusciranno mai a ritrovare la dignità che avevano prima dell'esilio. In quel momento loro sono diventati adulti. Perché per diventare adulti bisogna fallire. Per diventare Pietro c'è da passare, purtroppo, inevitabilmente, per un rinnegamento. Per diventare Paolo devi cadere a terra abbattuto e un giorno essere azzerato. Per diventare di Cristo devi essere azzerato. Scordati di poter fare in un'altra maniera. Non c'è altro sistema che tu venga disarcionato dal tuo ego. E se non hai mai vissuto questa umiliazione, non sai cos'è la salvezza cristiana. Certe persone queste cose se le devono fare in una situazione magari anche in tarda età, quando nessuno ti si fila più, e c'è un momento in cui Dio ti chiede di essere il tuo Dio, quando tu non conti più niente. E ho visto persone accettarlo e diventare meravigliose, proprio nella vecchiaia, proprio nella povertà, proprio nell'umiliazione. Non c'è niente da fare, non ci rivolgiamo a Dio finché ci abbiamo qualcos'altro a cui appoggiarci. Non ci abbandoniamo nelle mani di Dio finché pensiamo che tanto da soli ce la facciamo. Ma questo è un discorso che vi ho fatto di passaggio. Il punto è che Israele a quel punto deve ritrovare la strada della vita dopo aver fatto un mare di macelli. Ed è curiosamente che è qui che sviluppa la sapienza. Se ci sta una persona saggia qua dentro, è qualcuno che ha vissuto il dolore, è qualcuno che ha vissuto un momento in cui non ci capiva più niente e ha fatto un passo oltre quel buio. E quello sai che è grazia di Dio. Ecco, Israele fa un passo oltre il buio di quei 70 anni e cosa fa? Scrive il testo della creazione proprio in quell'epoca lì, in quella umiliante. Se andate a leggere Genesi 1, è un canto alla vita gioioso. La vita è bellissima. Sapete com'è? È come quando tu perdi qualcosa di importante e finalmente scopri che ce l'avevi. Certe volte, ti garantisco che ho scoperto cos'è un ginocchio, perché da 2 mesi che mi sono fatto 1 mese con le stampelle e sto avanti qui col tutore e tutte queste cose qua, e ho scoperto cos'è un ginocchio, ho scoperto quanto è bello che te funzioni, che se pieghi tranquillamente, che non te faccia male, che non si gonfi, che non te debbano togliere il liquido dal ginocchio. Horror, per la mia immaginazione era horror, ecco, mi è successo pure quello, no? Ecco,
quando tu finalmente sai che cos'è una cosa perché ti è stata tolta. Purtroppo tante volte la nostra sapienza è proprio quella. Tu capisci quanto è importante ciò che hai, certe volte quando ti è sottratto. Allora Israele capiva finalmente cosa aveva e mette per iscritto questa cosa e racconta cosa è la vita, il codice sorgente, analogia perfetta della vita nuova. Spiega come è la vita umana, ma quando lo spiega lascia delle tracce qua e là in questo testo dove non dice semplicemente come Dio ha creato il mondo, ma come ogni volta ricomincia con tutti. Da dove comincia tutto? Allora, se per far nascere una creatura ci vuole il gamete maschile e l'ovulo femminile, far rinascere una persona, che ci vuole? Qual è questo gamete maschile? È una parola che Dio ti dice. Infatti noi capiamo tutto questo, festa della Beata Vergine Maria, della parrocchia, dall'Annunciazione. Come viene generato un uomo? Siete informati, immagino che non ve lo devo dire io, non era questo l'argomento. Come viene generato l'uomo nuovo? Una donna, vergine, per cui senza seme umano, riceve il seme divino, che è una parola, un angelo gli porta una parola, gli dice una cosa. Questa donna accoglie quello che gli viene detto e questo genera in lei, il suo cuore è l'ovulo femminile, il gamete è quella parola. Io adesso sto facendo i 10 comandamenti con circa 2000 persone scarse, non senza scarpe, cioè non arrivano a 2000. Vediamo un po' se mi potete aiutare. E che succede? Che io so che quello che stiamo facendo lì sembra semplicemente che facciamo delle catechesi, ma io so che sta succedendo qualcos'altro. La gente crede di capire qualcosa che io spiego. No, sta accogliendo qualcosa che gli dico. Accogliere, guardate, nella fede il verbo essenziale è accogliere, cioè lasciar entrare Dio. Tu da Dio non ci arriverai mai. Nessuno è asceso al cielo fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo, dice il Vangelo di Giovanni. Nessuno di noi con la comprensione, con la forza di volontà e con il sentimento riuscirà ad arrivare alla vita nuova. La vita nuova viene a me e a te, viene e tu gli dici amen. La cosa più importante da fare non è essere forti o intelligenti o non so cosa, bisogna dire di sì a Dio. Si chiama atto di fede. Permettergli di diventare il cuore del tuo cuore, entrarti nell'anima. Questo, per esempio, poi si sviluppa in tante cose. Dio, per esempio, ci dà delle ispirazioni. Sono delle cose che scattano dentro di te. Lo Spirito Santo lavora così. Per esempio, la chiamata al matrimonio è questo. Al momento ti dà un'intuizione di un'altra persona, eppure a lei gliela dà. E scoprite, questa intuizione è la stessa, è un'opera di Dio straordinaria, è successa a due persone indipendenti e questo uomo e questa donna capiscono che c'è un'opera più grande di loro in corso. Cosa succede quando c'è una crisi matrimoniale? Che stanno tradendo quella intuizione. Hanno messo sopra questa origine, che è la sorgente, è il monte Fumaiolo, ci hanno messo un sacco di fabbriche intorno, ci hanno messo un sacco di robe, di scarichi chimici, delle cose mondane, hanno fatto entrare dentro il loro rapporto tanti altri vettori, tante altre cose che ti tirano di qua, di là.
e al momento hanno perso cos'è prima, cos'è dopo, cos'è importante, cos'è secondario. Allora praticamente che succede? Non ho in realtà spiegato, malgrado sto facendo un discorso un po' astratto, abbiate pietà, io generalmente non sono così astratto come sono oggi, però come fare a dire questa cosa qui che non è niente d'originale, però è profonda e non è mia, è della Chiesa, è della fede cristiana, è dei padri della Chiesa. Ecco, la cosa fondamentale è questa. Se mi sono spiegato fino adesso un pochino, e non è facile quello che ho detto, mi rendo conto, esistono due maniere di muoversi. Io sto qui e io ho il problema che mi muovo male, mettiamo, o in maniera non proprio esattamente perfetta, diciamo così, che questo riguarda tutti. Cosa cerco di fare? Io sto qui, no? Questa è la mia dinamica. Cerco di fare, adesso avrei bisogno di una lavagna e farvi dei disegni per spiegarvi questo. Allora, faccio graficamente col mio flaccido corpo grasso, no? Ecco, allora, io sto qui, cosa cerco di fare? Normalmente quello che abbiamo fatto nella Chiesa, così abbiamo formato i bambini e così abbiamo posto le basi del disastro, è questo. Io sto qui, abbiamo posto qui dei modelli. Ti devi comportare così, dei doveri, delle cose per cui è così che si comporta un bravo bambino. E io sto qui e dico, dovrei andare lì, no? E cosa faccio? Io cerco di deviare la mia inerzia, cioè io vengo da un lancio, è come se io sto correndo, c'è presente uno che corre, poi di colpo dovrei fare una curva e andate qua dove sta il modello, qui c'è lo buono, invece io sto a correre verso il modello cattivo, sto di qua, allora io sto che vado correndo e così al momento io dovrei riuscire a cambiare la corsa, casco, non gliela faccio, perché io ho un'inerzia, una spinta, uno spin, un vettore. Sono figlio di fisico, ma torna sempre normale parlare in termini di queste robe qua. Allora che succede? Noi abbiamo cercato di deviare la corsa della gente mettendo un modello, un bravo bambino, un bravo cristiano. Il cristiano si comporta così. E io, che sto così, no? Cioè che mi muovo tutto storto, dovrei cercare di recuperare questa cosa che mi sfugge perché io vado da un'altra parte. E abbiamo fallito perché abbiamo posto la gente modelli. Guardate che io sto attaccando frontalmente l'educazione cristiana così come l'abbiamo concepita. Mi spiego. Come è il nostro concetto di educazione? Fondamentalmente è collegato a una parola che io spiego mille volte, questa falsa sinonimia. Sono due sinonimi che non sono sinonimi. Formazione, educazione. Allora, formazione, che vuol dire? Che io ti devo dare forma. Cresci un bambino, lo devi crescere perché diventi secondo come si deve essere. Allora, è come se adesso arriva questo qui, no? Suo bambino nasce e lui ha il suo modo d'essere. È fatto come è fatto. Ma tu c'hai il tuo modello da imporgli. E cosa farai? A martellate di senso del dovere o fondamentalmente di sensi di colpa, che sono le manopole che usano normalmente tutti i formatori di basso livello, che sono quasi tutti, purtroppo, a sensi di colpa lui si deve martellare per diventare, mettiamo che qui ci sta questo tutto un po' così, un po' strambo, e deve diventare un quadrato. Sai che succede? Che lui non diventerà mai, tu non diventerai mai un bravo bambino. Perché quello non esiste, esisti tu.
tu non diventerai mai un bravo cristiano, perché quello è un'astrazione. Esisti tu come sei fatto tu. Allora ci sono persone che devono squadrarsi, passano la vita a cercare di fare gli atti giusti, a cercare di mettersi dentro uno scafandro di obbedienze, di cose che devono fare tutte giuste, un modello. E io cerco di diventare più bravo, più buono, più puro, più generoso, più non so cosa, continuando a martellare me stesso. Qualcuno ha detto che il cristianesimo così diventa la fabbrica della nevrosi. Ed è vero, perché questo non è il cristianesimo. Ma noi l'abbiamo fatto diventare questo. Sicché voi, per esempio sti ragazzi qua, bravissimi che ho qui davanti, ci avete un problema. Come dovreste essere? Il dover essere diventa il l'aguzzino dell'essere. Come sei non va bene, va bene come dovresti essere. Passa tutta la vita a martellarti, a cercare di essere quello che non sei. Passa tutta la vita a squadrarti dentro un modello e non gliela fai. Non ci riesci mai, mai diventiamo quello che dovremmo essere. Nessuno di noi è ciò che dovrebbe essere. La sfida del reale richiede che tu accetti che le cose siano sbriccate, irregolari. Se tu vedi un quadro dove tutto quanto è irregolare come in una foto, tu non sei di fronte all'opera di un artista, sei di fronte a una persona banale, prevedibile, noiosa. Le opere d'arte sono storte, sono asimmetriche, la vita è caotica, la vita non è dentro uno schema. La vita non è dentro un modello, i modelli sono la tortura della nostra vita. Cristo è molto più che un modello. Può essere usato questo linguaggio per spiegarsi, mentre sto cercando di capire, ma è molto più il senso del modello dell'analogia, non del modello per cui io devo diventare quello che non divento mai. Ci sarebbe un'altra maniera. Quando San Paolo diventa San Paolo, a lui non gli succede che gli venga imposto un dovere, propriamente gliene vengono tolti tantissimi, per cui lui esce dalla legge ed entra nella grazia, cioè nell'amore. Lui rinasce, è qui il problema, quello stava lì correndo, no? Lo dobbiamo cambiare? Non è il problema. Ma da dove parte la mia corsa? Da dove parte la mia vita? Dove nasco io? Io so che quando vado in pezzi devo tornare all'origine, devo tornare all'inizio, devo tornare alla fedeltà, a quella verità che mi ha generato, secondo una vita che non è la vita che mi hanno dato i miei genitori. I miei genitori mi hanno dato una bella vita, mi hanno dato delle qualità, tutto bello, sono contento. Benissimo, sono grato a loro, c'è pure una sorella qua seduta, non so se se ne è dovuta già andare, ma abbiamo avuto degli ottimi genitori, ma la vita nuova nacque da una parola che io ricevetti il 21 marzo 1982, mentre ero un ragazzo disperato. Qualcuno mi annunziò un'altra vita e io rinacqui, ripartii. Non cercai di raggiungere un modello, ripartì da una nuova origine. In realtà tornai a qualcosa che era profondamente vero in me. Sicché la soluzione della nostra vita non è cercare di diventare qualcosa, ma tornare alla verità della nostra fede, della nostra vita di fede. Il problema non è essere martellati, ma infatti l'altra parola è educare. Io direi tirare fuori. Allora, stamattina per esempio ho dovuto celebrare già la messa di Santa Maria Ausiliatrice dai Salesiani con 500 ragazzi, no?
500 liceali, potete capire che disastro sonoro c'era in campo lì dentro, no? E che cosa io ho dovuto dire a sti ragazzi? Loro mi hanno fatto proclamare le nozze di Cana durante la messa, devo fargli l'omelia. Allora io mi trovo di fronte a 500 ragazzi che stanno a fare degli istituti professionali presso i salesiani e che gli tocca per il momento bacchettone, perché sono i salesiani quelli che gli danno a scuola, per cui gli tocca fare la festa, non gliene frega niente, stanno lì così, però gli tocca farlo, no? E questi condannati a morte devono fare questa cosa e io gli devo parlare. E che gli dico? Mi mettono in nozze di Cana. E io gli ho dovuto dire: in te c'è un vino che tu non conosci e che Dio ti deve consegnare, ma che è tuo. Tu sei di una bellezza straordinaria che tu non hai idea. Questa bellezza non è un modello, è una cosa unica e irripetibile che sei tu. Non devi diventare qualcun altro. Devi lasciarti condurre manina manina a te stessa. Devi essere condotto a quella creatura nuova, irripetibile e unica che tu sei. La vita cristiana è creativa, perché ognuno di noi è del tutto unico. Ma ti pare che a Dio gli manchi la creatività per fare 800 miliardi di uomini tutti sorprendenti? Non c'ha problemi Dio con questo, che crea galassie su galassie. A fare con te un'opera unica e irripetibile, guarda che per Dio non è un problema. E invece io e te abbiamo venduto la nostra vita a un modello. Per esempio, cos'è il tuo modello di maschio e di femmina? Tu ti odi perché non sei la donna che vorresti essere, perché non hai il corpo che vorresti avere. Tutte le donne qua dentro vorrebbero un corpo diverso, pure le attrici vogliono un corpo diverso. In nome di che? Chi ti ha introdotto sta tortura? Ci stanno le suore, la suora vera, ma la suora vera, ma chi è quella suora vera? Nessuna. Non esiste sta suora, esisti tu, unica e irripetibile. Il tuo matrimonio, tu c'hai un'idea del matrimonio, è quella la cosa che tortura il vostro matrimonio. Perché non è così il tuo matrimonio, ma è come nella realtà, secondo le potenzialità. L'ha detto, noi vendiamo la nostra originalità, la nostra irripetibilità alla, pensavo che ho finito la cosa, alla tranquillità di un modello presentabile. Forse la vita è molto più incerta di quanto crediamo. Noi vorremmo sempre avere tutte le cose sicure, tutte le cose stabilite. Allora io con questa storia qua di questo libro cerco di dare una traccia fedele ai dati della scrittura, fedele anche alla tradizione della Chiesa, senza dire niente di nuovo. Lavoro moltissimo con Sant'Ignazio de Loyola, lavoro moltissimo con i principi del discernimento condivisi da tutti i cristiani, Oriente, Occidente, quelli siamo tutti d'accordo su queste cose qua, con la fede della Chiesa che non si tocca, è sempre la stessa, non c'è bisogno di cambiarla. Per fare che cosa? Allora, per esempio, bisogna cominciare da dove? Da dove si comincia per tornare alla verità di se stessi e sfoderare la propria bellezza? Devi partire dalle prime evidenze. Dio dice, sia la luce, accendiamo la luce. Guarda un po', che vedi? Ci sono delle cose che è inutile, lo sai, sono molto semplici, sono le cose che puoi fare subito. Una domanda molto stupida nella vita è: cosa devo fare? È una domanda inutile. La domanda vera è: cosa posso fare? Quello che devo fare, forse non lo posso fare. E allora che mo sono domandata a fare? C'è quello che io posso fare. Allora, cosa posso fare subito per stare meglio? Forse non sto bene, forse c'è qualcosa che subito lo so già di dotazione normale, se lo faccio funziono meglio.
Ecco, e questo è il primo giorno. Nel secondo giorno Dio pone un firmamento che sono i punti fermi. Bisogna iniziare a scoprire le priorità della tua vita, ma la scoperta è questa: le priorità non si scelgono, si riconoscono. Uno dice, ma dai tanta importanza a sta frase? Figlio mio, io voglio fare questo, ma sei sicuro che è quello che devi fare, che è quello che veramente ti fa bene a te, che ti costruisce? Ma qual è la priorità della tua vita? Molto spesso riconoscere qual è la priorità della nostra vita implica un contatto proprio con la realtà, banale. Quali sono le vere priorità della mia vita? Perché io molto spesso soffro perché do importanza a cose che non sono importanti e trascuro cose che sono prioritarie. E così comincia, c'è molto importante. La legge delle priorità fa sbattere contro una regola. Ci sono le priorità e ci sono le emergenze. I maestri del discernimento dicono questo, che chi trascura le proprie priorità per affrontare le proprie emergenze è uno stolto, un fesso, uno che non costruisce niente, uno che sarà domato come una banderuola da ogni accadimento della vita. Invece chi disobbedisce a quelle urgenze che non sono d'accordo con le proprie priorità è un saggio e costruisce qualcosa di solido nella vita. Ci sono le cose che sono giuste da fare, ma non sono le mie, non sono quello che devo fare io. Le mie priorità, quali sono le tue priorità? O vai ad Casaccium, o vai a Panza, de Panza, uomo de panza, uomo de sostanza, ma anche de confusione. Fai le cose come te piglia, figlio mio. Piuttosto, a quel punto comincia il terzo giorno e scopri che sei preservato nella vita da una cosa che si chiamano limiti. I no che la vita ti dice. Alcuni te li dice la vita, altri li devi dire tu. Sono i bordi, i confini, dove finisci, non te puoi assolutizzare. E lì scopri che alla vita si obbedisce, la vita non si è detta, io non ho deciso come va questa giornata, non ho deciso i postumi della chemio che mi porto in questa giornata, né questa inaspettata mai avuta allergia alle graminacee che mi sta facendo vive costipato in questo tempo così e tutte le cose che ne conseguono. No, ma così il Signore mi dà questa vita. Io devo accettare questo limite. Sapete chi è il vero creativo? Chi valorizza i propri limiti. Si dice chi fa di necessità virtù, ovvero sia quello che di fronte a un no lo trasforma in un luogo di sapienza. I cosiddetti no che fanno crescere, si dice in un linguaggio educativo di altri tempi. Allora, qual è? A quel punto tu scopri che Dio pone una luce di giorno e una luce della notte. C'è la luce per camminare, la luce per dormire. Ci sono le cose da fare e le cose da non fare. De notte si dorme, de giorno si agisce. C'è chi si è sbagliato con sta roba. C'è chi spesso scambia il giorno con la notte. Guarda che il corpo non ti obbedisce con queste cose. Finisce. Ecco, allora in questo senso che succede? Che scopri che ci sono delle luci interiori. Alcune sono luci, altri sono inganni. Alcune sono cose che te danno, diciamo così, la vita, altre sono cose che te la tolgono, ma tu non te ne rendi conto. Si distinguono
nella tradizione spirituale cristiana, tra ispirazioni, vengono dallo Spirito Santo, e suggestioni. Tu stai pensando qualcosa in questo momento, cos'è un'ispirazione o una suggestione? Come la riconosci? Come si riconoscono le suggestioni e le ispirazioni? Come si riconosce l'opera del tentatore dentro il nostro cuore dall'opera dello Spirito Santo nel nostro cuore? Quali sono le caratteristiche? Se mi metto a spiegare questo qua, me dovete dare anche la prossima settimana. E no, diciamo che ci sono delle cose un po' strane. Per esempio, lo Spirito Santo non usa il verbo dovere. Modello o origine? Storcere la corsa di uno lanciato male o a ripartire dal punto giusto? Le cose si cambiano a valle o a monte? Il dovere normalmente lavora come forzatura, e cioè lo Spirito Santo non forza mai nessuno, offre, non impone, perché è amore. L'amore implica la libertà. Le ispirazioni non ti costringeranno mai a fare ciò che ti dicono, invece le suggestioni, subgestire, ti mettono sotto una gestione, ti senti qualcosa che ti impone di fare qualcosa, si deve fare così, si sviluppano violentemente, aggressivamente, e magari sono doveri morali, e magari sono in posizione di cose che bisogna fare così, però curiosamente il tuo linguaggio, quello che esprimi poi nelle cose che fai, è un linguaggio aggressivo, non d'amore. Guardate che Dio ci tiene talmente tanto alla nostra libertà che ha permesso a tutti quanti di dirgli di no sempre, fino all'ultimo momento della nostra vita. Noi vorremmo togliere la libertà a tutti e anche a noi stessi, e questo non è dallo Spirito Santo. Noi vorremmo una dittatura dello Spirito Santo che ci impone di essere bravi, buoni, belli, forti, non so cosa. Non funziona così. Questo è un discorso adulto. Oh, a quel punto io avrò bisogno di continuare, no? E arriverò nel mondo del quinto giorno, perché sto un po' spiegato molto velocemente, dando solamente la prima delle indicazioni, insomma ce ne stanno molte altre, poi se vorrete appunto le troverete nel libro, e scopri a quel punto che la vita germoglia, e ci stanno i germogli, no? Le cose, gli alberi, le cose che non compaiono, compare la vita secondo la propria specie. Tu sei tu, secondo la tua specie, e a quello devi obbedire nel più bello dei sensi. Il modello ti vorrebbe far essere quello che tu non sei, in nome di qualche cosa che ti dà un po' un'idea di successo, di perfezione. Ah, by the way, soprattutto per i ragazzi che sono qui, nella vita spirituale il primo nemico della vita spirituale è il perfezionismo, la cosa su cui cascano quasi tutti nella vita interiore, nella vita bella, è il perfezionismo, è la cosa che uccide tutto, e un po' già l'ho spiegato. Accettarsi storti, accettarsi imperfetti, se vorrai mai amare qualcuno lo devi amare per come è, secondo la sua specie, non cercando di... c'è una cosa che per esempio le donne non fanno mai, cercando di manipolare. Per fortuna le donne questo non lo fanno mai, cercando di coartare così con piccoli
cose, buttando quanti, senza quel colpo, e così quello è pazzesco, è inutile, perché di fatto uno poi torna alla forma di cui è fatto, torna nel materiale di cui è, secondo la sua specie. Amare la propria specie. Noi combattiamo contro noi stessi costantemente, dicevo prima nella messa, amare noi stessi, e chi ha mai saputo fa? Voi sapete fa? Non ci credo. Basta vedere quanti obiettivi ti sei messo nella vita per diventare altro da te stesso. Quante volte hai tentato attraverso gli oggetti che compravi, attraverso il comfort che ti davi, di come sdoganarti da te stesso, smarcarti da quello che tu eri, dalla tua situazione, dalla tua condizione. Secondo la tua specie. Oh, e poi nel sesto giorno. Il sesto giorno c'ha due parti. Prima si vede che la terra produce esseri viventi, cioè la vita nasce così. Oh, e qui c'è sta un problema che nessuno nota, tranne San Francesco di Sales, di cui mi sono molto servito per elaborare tutte queste cose qua, proprio la tradizione spirituale cattolica latina più classica. Il teotimo di San Francesco di Sales. Allora, dice, la terra che produce esseri viventi, e qualcuno nota che è l'esatto contrario di quello che succederà col peccato. Il peccato dirà, poiché tu hai fatto questo, tornerai in polvere, avevi la vita e tornerai terra. Il peccato fa così. Invece la grazia fa il contrario, prende la polvere, cioè ciò che è povero, ciò che è niente, dice San Paolo, e lo fa diventare vita. Questa è l'esperienza che noi cristiani facciamo nelle umiliazioni, nella croce, quando una cosa che ci dovrebbe uccidere ci fa diventare altri, ci fa crescere. Ci fa diventare noi stessi, ci tira fuori l'amore. E un'umiliazione che ti dovrebbe segare le gambe, tu diventi finalmente libero. La vita ti dà una mazzata qui in mezzo agli occhi e tu finalmente apri gli occhi e capisci le cose. Vuoi formare qualcuno? Devi lasciare che viva delle umiliazioni. Un tempo, per esempio, nei monasteri, nella forma dei conventi, così, nella formazione, si davano delle umiliazioni ad arte, si facevano delle ingiustizie alle persone. Oh mamma mia, perché fanno sta cosa? Sì, perché se spremi un limone, tiri fuori succo di limone. Se spremi un arancio, tiri fuori succo d'arancio. Per vedere che c'ha un uomo dentro, spremilo. E tirerà fuori il suo cuore, mettilo sotto pressione. Abbiamo il nostro crocifisso, ma qui per esempio, dove sta uno visibile da tutti, non so, mi sono perso, voi ricordate il crocifisso, sì. Abbiamo spremuto il Signore Gesù, e che cosa è venuto fuori? Amore, misericordia, tenerezza, comprensione, Padre perdonali, perché non sanno quello che fanno. È molto importante che un giorno esce fuori tutta la tua bile, esce fuori tutto il male che ti porti dentro, tiri fuori il peggio di te, molto importante. Se no, quando te possiamo amare? Le persone per essere amate devono un giorno sbagliare. Ti amo perché sei perfettina, bravina, ma sempre tutto giusto. E chi te ama? Sarei fesso se non t'amassi. Non ti amo quando sei insopportabile, quando sei strafottente, quando fai la strana, quando fai la complicata, perché come dico spesso, una donna ha diritto di fare la complicata. È difficile spiegare certe giornate, ma cioè non si può, cioè devo fare la pazza, devi impazzire accanto a me, no? Ecco, quel giorno perché stai mettendo la prova, stai facendo la formazione monastica a questo poveretto, lo stai mettendo in difficoltà, perché? Perché lui mostri come reagisce, no? E allora la vita sorge dall'azzeramento,
come abbiamo già detto. E poi compare alla fine, meravigliosa, la creazione dell'uomo. E questo uomo ha delle caratteristiche, è a immagine di Dio, ha un lavoro da compiere e è padre e madre e genera vita. E tu hai bisogno di scoprire che sei una opera di Dio, porti le sue impronte digitali, hai qualcosa di importante da fare, una missione, e ogni giorno ti prepara qualcosa, pure se sei disoccupato, Dio ti prepara qualcuno a cui voler bene, Dio ti mette qualcosa di bello da fare, e c'è il punto d'arrivo di tutto, che è la paternità barra maternità. Nessuno di noi diventa pienamente se stesso finché non genera vita. Dice, oddio, a tutti quelli che non hanno i figli, ma che, perché ce l'ho io i figli, scusa, eh? Capisci a me quello che te sto a dire? Te sto a dire che c'è il momento in cui te perdi di vista e diventa importante qualcun altro per te. Per cui non è più importante che tu pascoli te stesso, ma che qualcuno abbia la vita per mezzo tuo. La paternità è il punto d'arrivo. Ecco, questo è il viaggio per avere il codice sorgente. Detto il mare di tempo, non ho guardato, ho messo l'orologio e poi non ho guardato, l'ho sfondato, sono le 9:30, mi devo fermare qui assolutamente, perché non c'ha dignità questo che ho fatto, no? Però questo è il punto. Smettete di cercare modelli, cercate ciò che è nel profondo. Dio non lavora col ditino alzato qua dicendoti comportati bene, questo lo fanno i filosofi, questo lo fanno tutti i moralisti della terra, questa è la legge umana, è una cattiva comprensione della legge divina. Dio sta di qua e ti dice, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato, sono io che ti ho dato la vita, rispetta la tua vita, io ti voglio bene e infatti t'ho creato io, non mi sono sbagliato nel crearti, smettila di disprezzare una cosa mia, smettila di contestare ciò che io ho fatto, smetti di cercare di diventare qualcun altro, torna all'origine, sii te stesso, sii fedele alla tua, al tuo DNA. Come evangelizzeremo questa generazione? Imponendogli delle verità non servirà a niente. Mostrandogli quello che hanno nel profondo del cuore, mostrando nella nostra vita l'amore che Dio porta per l'uomo, allora avranno amore per se stessi e smetteranno di fare le porcherie che li autodistruggono. Se uno pensa al peccato in termini etici barra morali, non può che fallire in ogni suo tentativo. Il peccato, in greco amartia, in ebraico attà, vuol dire fallire il bersaglio, avere una cattiva mira. È qui che è partito male tutto. Pum, spari male. È quello il problema. Devi tornare a dove punti la vita, dove ti pensi, dove nasci, dove sei te stesso. Se no, sarà tutto solamente una forzatura. Basta, non è possibile dire altro, ok? No, ancora, mamma mia. Capisco, io non penso che ce la fanno più, anche perché questi ci avranno pure una casa e ci avranno pure uno stomaco, insomma, voglio dire. Sereno, gli ho preparato la cena qui, non ti preoccupare. Ah, c'hanno la cena qua. Non ecco. Ti preoccupare. Grazie.
mi sento moralmente in coscienza, non ti sento. Vabbè, ti ringraziamo, io ti ringrazio. Prima gli ho chiesto se potevo fare la diretta Facebook per chi non poteva star qui, perché c'erano delle persone comunque malate, anziane, che ci seguivano in queste sere, e lui mi ha fatto una battutaccia. Ho detto sì, tanto mi sono rimasti pochi giorni, io pregherò la Madonna perché tu ne abbia tanti di giorni, ma tanti. Grazie. Tanti. Oh, no, no. Ieri, tanti o pochi non conta, l'importante no, è buoni. No, sai che cosa conta? No, che siano buoni, sì, e noi glielo chiediamo alla Madonna perché ci crediamo che lei può intervenire. Ieri Rondoni, Davide, che è stato qui, ha presentato un libro sull'infinito, all'inizio ha iniziato dicendo, dice, il creatore è uno solo, ognuno di noi però è chiamato ad essere un buon compositore di quello che Dio ci ha messo nelle mani. E tu lo sei. E la diocesi di Roma ti è in debito, ti è in debito. Fidati. Fidati, fidati. Te lo dico da parroco che lavora. Ti ringraziamo di cuore per tutto quello che fai. Non ci togli niente. Se qualcuno dice che Rossini toglie, Rossini aggiunge, perché è un buon compositore. Che la Madonna ti conservi così. Grazie. Grazie mille. Diciamo un'Ave Maria. Un'Ave Maria ci sta tutta. Diciamo un'Ave Maria, mi sembra. Dio crea dal nulla, noi valorizziamo. Pensateci, noi non creiamo dal nulla, noi valorizziamo le cose, ogni situazione, c'è sempre un aspetto creativo in cui esercitarsi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.